Al punto d'arrivo della marcia per la libertà dei popoli oppressi con Benedetto Della Vedova, radicale, sottosegretario agli esteri, lo abbiamo intervistato l'ultima volta al 40° congresso del Partito Radicale Transnazionale, poi il congresso straordinario. Ecco, gli volevamo chiedere come mai una parte del mondo radicale non è presente, che opinioni ti sei fatto? È un po' strano, insomma, vedere bandiere radicali, però insomma praticamente che rappresentano metà del mondo radicale. Non è che mi sono fatto un'idea precisa, la mia idea e il mio auspicio è che ai prossimi appuntamenti radicali, o meglio ai prossimi appuntamenti come questo a cui partecipano radicali, ci partecipino tutti i radicali. Poi naturalmente ognuno è libero di scegliere esserci, non esserci, andare, non andare. Io sarò anche alla marcia sulla giustizia, le carceri, l'amnistia, perché mi sembra importante, a maggior ragione in questa fase, dopo la scomparsa di Marco Pannella, dare l'idea che quello che lui ha fatto è presente nell'esperienza politica di tanti di noi e di un pezzo d'Italia sicuramente. Quindi io mi auguro che, come dire, nella libertà delle scelte, la libertà delle scelte di ciascuno porti a fare, in occasioni come quelle in cui ci si ritrova, a fare tutti la stessa scelta. Peraltro, Benedetto, tu appunto, come detto, sei stato presente al congresso straordinario del Partito Radicale. Ecco, come ti è sembrato, ormai insomma ormai è passato un po' di tempo, gli esiti, i risultati, insomma, come li valuteresti? Ma anche lì io avrei, l'ho detto, quindi pensavo che una uscita da quel congresso importante, un'uscita potesse essere una un riconvocarsi con un'agenda sull'Europa, sui diritti, però è stata fatta una scelta diversa, che è quella appunto della mozione, come sapete, e con l'obiettivo dei 3.000 iscritti. Io mi iscriverò, mi auguro che si arrivi ai 3.000 iscritti e che Partito Radicale Transnazionale continui ad essere l'organismo che raccoglie tutte le esperienze radicali che poi vivono in modo diverso, collettivamente o individualmente, ma si ritrovano lì. Mi auguro che questo accada e per quel che posso lavorerò in quella direzione. Se mi consenti un'ultima domanda relativa al tuo ruolo, non sembra che si prefiguri all'orizzonte il pericolo che la libertà dei popoli debba essere difesa proprio in Europa, perché insomma con questa comunità europea, che anzi Unione Europea, che comincia a frammentarsi, almeno ci sono delle istanze di frammentazione, ecco, non pensi che qualche popolo, qualche perlomeno cittadino europeo all'interno dell'Europa possa cominciare a temere per la propria libertà? Ma io credo che dobbiamo essere ben consapevoli che, questi moniti di Pannella risuonano forti e attuali, che non c'è nulla di scontato, la democrazia non è scontata, lo Stato di diritto non è scontato, l'Unione Europea non è scontata, e quindi serve politica per i diritti umani, per l'Unione Europea, per la libertà, per il riconoscimento delle istanze di diritto internazionale, perché non c'è niente di scontato e tutto potrebbe essere in questi tempi reversibile, fino a che punto non è dato ad immaginare. Io penso che si debba lavorare per costruire in Europa e non solo in Europa più diritto e più libertà, e per difendere le istanze che il diritto e la libertà tutelano per i singoli individui, e non invece andare nella direzione in cui gli stati fanno sostanzialmente quello che vogliono al proprio interno e poi si trovano a negoziare. I diritti sono diritti delle persone, non sono diritti degli stati. Grazie Benedetto Della Vedova. Grazie davvero.